ciò che caratterizza il movimento illuminista, che è un grande movimento culturale, è però qualcosa che raramente determina la specificità dei movimenti culturali strettamente intesi. È cioè il legame che esiste nell'illuminismo tra pensiero e realizzazioni pratiche, concrete, tra movimento culturale e struttura sociale e politica. Con l'illuminismo, cioè, le idee cessano di essere dei prodotti elaborati in una zona separata della società da un piccolo gruppo di privilegiati, gli intellettuali, che praticamente ragiona, costruisce sistemi di pensiero per dibatterne al proprio interno, e diventa con l'illuminismo la cultura, la produzione culturale, qualcosa che costantemente aspira a diventare modello sociale, aspira a rivoluzionare le strutture di comportamento della società, aspira a influenzare il comportamento dei politici, aspira perfino a occupare il centro della politica. La ragione è, d'altra parte, la grande risorsa dell'individuo libero per capire, ma anche per trasformare il mondo. La ragione è lo strumento per conoscere la realtà ed è lo strumento per fare della conoscenza un motore del cambiamento del mondo. Da questo atteggiamento derivano nuovi valori. Sono tanti, ma possiamo puntare qui soprattutto su tre nuovi valori. Innanzitutto il valore della tolleranza, cioè l'idea che le mie idee, anche quando io abbia la forza di renderle prevalenti, non hanno comunque il diritto di cancellare le idee alternative, perfino opposte. A noi può sembrare una cosa ovvia, ma è sulla scena del mondo una grande novità. Pensate che alle spalle dell'illuminismo ci sono stati secoli di guerre religiose nella nostra civilissima Europa. Un secondo valore è l'importanza del dialogo, cioè l'importanza del confronto con le altre idee. L'idea nuova, cioè, che la verità non nasca sulla base di un principio di autorità, appunto, ma nasca dal confronto tra punti di vista diversi, che la verità sia il frutto del dialogo. La conseguenza è un terzo valore, il valore della libertà di pensiero e di parola. Ora non c'è parola, non c'è categoria più abusata di quella di libertà, come sappiamo. Ma la libertà di pensiero e di parola è un sacro valore dell'illuminismo e dall'illuminismo in poi di tutte le società che si ispirano al suo modello, perché la libertà di pensiero e di parola non è qualcosa di astratto, ma è la base per consentire al dialogo tra gli uomini di produrre un accrescimento di civiltà a vantaggio di tutti.